sulle forze, sull'equilibrio. Abbiamo visto la volta scorsa due tipi particolari di forza, la forza peso e la forza elastica. Della forza peso abbiamo visto, l'accelerazione già la conoscevamo dall'anno scorso, la forza elastica abbiamo studiato la relazione che lega forza con cui la mole reagisce e sua deformazione, allungamento o accorciamento. Poi abbiamo visto il concetto di vincolo. Il vincolo è tutto ciò che limita le libertà di movimento, e questo viene esercitato esercitando una forza. Abbiamo visto il piano orizzontale, per esempio un tavolo appoggia un oggetto, questo oggetto è in equilibrio perché finché non intervengono altre cause rimane fermo, quindi su di esso agiscono sicuramente la forza peso, perché è lo stesso oggetto come qualunque altro oggetto sulla superficie terrestre, e più un'altra forza che è la reazione vincolare. Dovuta alla presenza del tavolo. Che tipo di forza è? Beh, vediamo un attimo in dettaglio, perché abbiamo corso su questo. Perché il tavolo esercita una forza che si chiama reazione vincolare? Beh, il libro, diciamo che sia un oggetto, o il mattone, il vaso, non so, appoggiato sul tavolo, spinge, esercita una forza sul tavolo pari al proprio peso. Ok? Terzo principio della dinamica, subisce la stessa forza. Ricordate, ogni azione è associata a una reazione uguale e contraria. La reazione vincolare prodotta dal tavolo è esercitata sul libro stesso. E siccome è identica al peso in quanto reazione, ma diverso opposto, applicata al corpo appoggiato, la risultante delle forze applicate al peso appoggiato sul tavolo è zero. Ok? Attenzione alla differenza tra le due forze azione e reazione e alla reazione vincolare. C'è una differenza sottile ma importante. C'è il famoso paradosso del cavallo di Newton. Newton vuole andare a Londra da Cambridge, dice attacca il calesse al cavallo, frusta il cavallo perché questo vada e lo porti dove deve andare. Il cavallo dice no, io non mi muovo di un passo, perché qualunque forza io eserciti sul calesse, il calesse esercita una reazione uguale e contraria su di me, totale zero, risultante nulla, io non mi muovo. Quindi inutile che esercita una forza grande o piccola, indifferente, la reazione è uguale al contrario, il totale è zero. Quindi non ha senso che io sprechi energia, forza per spostare il calesse se la reazione comunque bilancia la forza applicata. E non vuole muoversi. Però come fa Newton a convincere il cavallo che ha torto? Il cavallo ha platealmente torto. Perché? No, non è legato all'intensità, che il cavallo esercita una forza di un newton o di un miliardo di newton, la reazione è esattamente uguale e contraria, non importa quanto piccola o quanto grande. Prego? L'altro cavallo facilmente si convince che il cavallo ha ragione. Uno, due o 300 cavalli non cambia il problema. Ma l'asino è erudito, ha un asino istruito che conosce i principi della dinamica, e oddio, in realtà non li conosce ma utilizza a suo vantaggio. Forse è il fatto dell'asino che è, no, oddio, in parte sì, sei sulla buona strada, ma il nodo è concettuale un po' più a monte di questo.
Il cavallo, beh, tentate ancora qualche altra risposta. Perché il cavallo sbaglia dicendo che il risultante è nulla? Perché lui non esercita una forza sostante. Non ho capito. Perché lui non esercita una forza sostante. Anche questo ha poca importanza. Costante o impulsiva che sia, comunque viene bilanciata. Ci c'è una reazione uguale al contrario. Il primo principio della dinamica cosa dice? Se su un oggetto agiscono forze la cui somma è zero, l'oggetto rimane nello stato di moto nel quale si trova. Se sta fermo rimane fermo, se è in moto rimane in moto, di moto è uniforme. Il cavallo non può applicare il principio di azione-reazione al primo principio della dinamica, perché il primo principio riguarda forze applicate allo stesso oggetto, mentre azione e reazione sono applicate a oggetti diversi. È vero che le due forze sono uguali e contrarie, ma non entrano nel computo della forza risultante. Se ci concentriamo sul calesse, sul carretto, ok, il carro, sì, è, facciamo un altro disegno, il cavallo non lo disegno perché il mio disegno sarebbe orribile. Sul carro agiscono tre forze: la forza peso, la reazione vincolare della strada e la forza F dovuta al cavallo. Non importa come il cavallo agisca sul carro, in ogni caso la risultante è la somma di una, due, tre forze. Non c'entra la reazione con cui il carro agisce sul cavallo. Queste forze non sono in equilibrio, quindi il carro si muove. Lasciamo stare l'attrito per un istante, che è anche quello importante. Dopodiché il cavallo, per muovere se stesso, cosa fa? E quindi applicare una forza a se stesso e al carro, deve agire sul terreno, questo è un altro paio di maniche. Comunque produca la forza, la reazione della forza non è applicata allo stesso oggetto, l'azione agisce su un corpo, la reazione su un altro. Non posso sommarle. Il primo principio della dinamica parla di forze tutte applicate allo stesso oggetto. In quel caso, se la risultante è nulla, l'oggetto rimane in equilibrio, quindi se è fermo rimane fermo, se è in moto rettilineo uniforme rimane in moto rettilineo uniforme. Le due forze, azione e reazione, sono applicate a corpi diversi, quindi non c'è nessun paradosso. Se il cavallo applica una forza sufficientemente intensa, il carro e il cavallo si muovono, nessun problema. Il cavallo era un furbacchione che non voleva fare fatica di portare un tonalone. È chiaro? Vediamo un sistema leggermente diverso. Se questo è il terreno, se il tavolo, anziché averlo orizzontale, lo inclino, e alfa è l'inclinazione del piano, prendo un tavolo, okay, tavolo di legno, lo inclino con l'inclinazione alfa rispetto all'orizzonte, allora l'oggetto che sta appoggiato sul tavolo subisce due forze. Quali? Beh, una è lo stesso peso di prima. Il fatto che sia appoggiato su un tavolo orizzontale o inclinato, al peso non gli importa niente, sempre quello è. Quello che cambia invece è la reazione vincolare, questa volta non è più parallela al peso.
ed è un vettore che è quanto serve affinché perpendicolare siano impediti i moti perpendicolari al tavolo, rimangono liberi solo i moti paralleli al tavolo. Le due forze, non essendo parallele, non sono in equilibrio. Facciamo un esempio, non so se riuscite a vedere. Prendo un oggetto su un piano inclinato, lo sposto, questo scivola, anche se non subito, tra un attimo andiamo a capire. Cambia stato di moto, perché? Perché la risultante non è zero. In questo caso la forza risultante, che è il peso più la reazione veicolare, non è zero. Come posso fare per rendere in equilibrio, per mantenere fermo il corpo sul piano inclinato? Devo applicare una terza forza. Ad esempio, mettiamo uno spaghetto da questa parte e lo leggo di là. E quindi la fune esercita una tensione e con la tensione il sistema può essere in equilibrio. Adesso ho tre forze. Tre forze non parallele possono darmi un sistema in equilibrio. Due no. Due forze non parallele non saranno mai in equilibrio. Quanto deve valere T perché il sistema sia in equilibrio? Se per esempio alfa è 30 gradi e la massa del corpo sospeso è 1 kg, quanti newton misura la tensione del filo? Che sia sufficiente a bilanciare e mantenere l'equilibrio l'oggetto? Beh, possiamo risolvere questo problema in generale. Dobbiamo risolvere questa equazione vettoriale. Qual è T in modo tale che questa somma faccia 0? Ok? Allora, posso fare un attimo, giro la pagina. Fatemi ridisegnare il nostro piano inclinato. Qui ho il corpo di massa N. Ora, il peso è sempre diretto verticalmente, mentre la reazione veicolare è perpendicolare al piano inclinato. Ora qui il sistema ha una sua geometria e la direzione orizzontale e verticale sono poco appropriate, è molto più appropriato utilizzare un asse parallelo al piano inclinato e un asse perpendicolare al piano inclinato. Sono più naturali. Quindi questo chiamiamolo x e questo x diciamo pure in direzione parallela e perpendicolare al piano. Ok? Se alfa è l'angolo di inclinazione del piano rispetto all'orizzonte, è facile rendersi conto che anche questo angolo misurale, l'angolo tra il peso e la verticale che passa per il corpo sospeso, questo non è la nostra, giusto? Ok? A questo punto il vettore R è tutto diretto verticalmente, con altre componenti, mentre il peso ha una componente sia parallela al piano che perpendicolare, come vedete è inclinato sia rispetto alla verticale sia rispetto al piano inclinato.
vediamo di calcolare quanto sono. Proietto P sull'asse verticale e questo viene scomposto in due vettori. Questo è P perpendicolare al piano e questo è P parallelo al piano. Si forma, è facile vedere, un triangolo rettangolo dove P funge da ipotenusa, P perpendicolare al cateto adiacente ad alfa, P parallelo al cateto opposto ad alfa. Fatemelo ridisegnare qua. P, P perpendicolare, P parallelo, questo è alfa. D'accordo? Per quanto abbiamo visto l'anno scorso cenni di goniometria, se conosco alfa e conosco P, P parallelo, cioè il cateto opposto ad alfa, vale l'ipotenusa, che è P, per il seno di alfa. Mentre P perpendicolare, cateto adiacente, vale P per il coseno di alfa. Perché? Perché il coseno è cateto adiacente diviso ipotenusa e il seno è cateto opposto diviso ipotenusa. Quindi converso posso esprimere i due catetti utilizzando l'angolo e l'ipotenusa. Ok? Ma perpendicolarmente al piano inclinato, il nostro oggetto sospeso sul piano non si muove, non ha moti perpendicolari al piano. Questo significa che la reazione vincolare ha la stessa intensità della componente del peso perpendicolare al piano, perché le due si bilanciano. Devono avere la stessa intensità perché hanno stessa direzione e versi opposti. Di conseguenza la reazione vincolare vale il peso per il seno, scusatemi, il coseno dell'inclinazione. Controlliamo un attimo questa relazione. Che succede se la alfa fosse 0? Se il piano fosse orizzontale, immaginate il piano orizzontale, quanto vale l'angolo alfa? 0. Se alfa è 0, quanto vale il coseno di 0? 1. E quindi la reazione diventa uguale al peso, come abbiamo visto poco fa. La reazione vincolare in quel caso è pari al peso, se il piano è orizzontale. Se il piano è verticale, alfa vale 20. Se il piano è verticale, quanto vale l'angolo tra il piano e l'orizzonte? 90 gradi. Il coseno di 90 è 0. Il coseno di 90 gradi è 0. E infatti se il piano è verticale non c'è alcuna reazione vincolare. Il tavolo non ha più la funzione di impedire i moti perpendicolari al tavolo, quindi la sua reazione è nulla, perché il moto è solo verticale. Quindi prima relazione importante ci dice quanto vale la reazione vincolare del tavolo per qualsiasi inclinazione. Poi rimane la componente del peso parallela al piano inclinato. Qui parallela è l'unica parte del peso non bilanciata, perché questa parte viene bilanciata da R, ma rimane qui parallelo. Qui parallelo non è equilibrato da nessun'altra forza. Se voglio che il corpo rimanga in equilibrio,
devo applicare una tensione che bilanci il parallelo. Sono in questo caso un oggetto in equilibrio. Quindi, se ad esempio ci attacco un filo, come abbiamo visto prima, allora la tensione del filo deve essere uguale a P parallelo, cioè a P per il seno di alfa. Per esempio, se l'angolo alfa è di 0 gradi, piano orizzontale, se piano orizzontale, quanto vale più parallelo? Immaginate di ruotare il piano. L'angolo alfa diventa 0 e questo è il seno di 0 è 0. Il peso non ha più componenti parallele al piano. E non mi serve più il filo per tenere un equilibrio, la tensione è nulla. Viceversa, se il piano è verticale, okay, la reazione vincolare è 0 e la tensione è uguale al peso. Se vuole tenere il corpo in equilibrio, seno di 90 gradi è 1, P parallelo è uguale a P, perché il piano è tutto verticale. Quindi, ad esempio, se ho un angolo alfa di 30 gradi, okay, il seno di 30 gradi vale un mezzo, quindi la tensione del filo sarà pari alla metà del peso dell'oggetto. Ho bisogno di una forza pari a metà del peso, che il peso sia 10 newton, la tensione del filo è di 5 newton. In quel caso il corpo è in equilibrio. Altrimenti, se la tensione è maggiore va verso l'alto, risale il piano, se è minore scivola verso il basso. Ok? L'esercizio, ho un oggetto che ha una massa di 10 kg ed è appoggiato su un piano, la sua inclinazione alfa è di 30 gradi. Allora, la reazione del piano inclinato, la reazione vincolare, vale P perpendicolare, cioè P per cosen alfa, cioè P è M per G per il coseno di alfa, quindi 10 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per il coseno di 30, che è radice di 3 fratto 2, e ottengo per 9,81 per il coseno di 30, ok, quanto mi darà il numero esatto? 10 per 9,81 per coseno di 30, 84 96 newton. Mentre se voglio che il mio sistema sia in equilibrio, la tensione del filo che utilizzo per tenerlo fermo, oppure io potrei mettere ad esempio una molla, un dinamometro, e leggo la forza sul dinamometro, una forza tale che lo tenga fermo in equilibrio. In quel caso la tensione del filo o forza equilibrante, se preferite, è il peso parallelo all'inclinato, cioè
m g per il seno di 30 gradi, quindi 10 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per, cioè, Newton. Ok. Se il piano decidesse così e così, Stia sempre vuole la situazione è simmetrica. Se il piano è inclinato nell'altro verso, questo è il peso, reazione vincolare e tensione. Le reazioni sono identiche. Quindi R è sempre più piccolo. Alfa va appunto da 0,90, non va a 8,90. Altrimenti si simmetrizza il sistema. Esercizio, non si viene in mente. Se ho un oggetto di massa 5 kg, okay. Lo appoggio su un piano inclinato. Applico al corpo M una forza per mantenerlo in equilibrio, la tensione del filo, qualunque cosa sia, e la forza che lo tiene in equilibrio ha un'intensità di 2 newton. Quant'è l'inclinazione del piano? Caso devo fare il problema inverso. F, la forza equilibrante, vale la componente del peso parallela al piano, cioè P per il seno di alfa. Ok? Ma F lo conosco, 2 newton. Il peso è m per g, cioè 5 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, da cui ottengo, posso girare pagina, F uguale mg sen alfa, quindi sen alfa vale F fratto mg. Questo posso calcolarlo, okay. E posso usare una funzione che si trova anche su tutte le calcolatrici, che è l'inverso del seno. Prima avevamo l'angolo, volevamo trovare il seno. Adesso abbiamo il seno, dobbiamo trovare l'angolo. Questa funzione che vi dà l'angolo si chiama seno 1 o arco seno, vedremo questo a breve. Di che cosa? Di F fratto mg. Questo è il seno, io voglio l'angolo di cui conosco il seno. Se lo visto sulla calcolatrice, F vale, usiamo di 2 newton, quindi 2 diviso 5 diviso 9,81. Questo rapporto vale 0,041
e si applica la funzione inversa del seno, che io trovo qui, trovo circa 2,35 gradi, inclinazione molto piccola. Fatemi ricalcolare per sicurezza. Questa funzione la vedremo più in dettaglio, un poco più avanti nel corso di matematica, di goniometria. Okay. Sappiate che c'è, come posso passare dall'angolo al seno dell'angolo, posso fare anche il salto inverso. Se avessi non mi interessa l'angolo, la funzione non mi dà il valore dell'angolo di cui dispongo del seno per altri casi. Quanto tempo abbiamo? Ci fermiamo un po'.